Ciao amici di Italia Top Games. Allora, gioco l'evento Worldwide Clubs con il Napoli. Avevo messo 5 squadre: Atletico Madrid, Barcellona, Juve, Napoli appunto e Bayern Monaco. Per ragioni diverse avevo messo queste 5 squadre. Di poco ha vinto il Napoli sulla Juve, e quindi andiamo a giocare con il Napoli, che è da una marea di tempo con cui non gioco con il Napoli, quindi ci sta tutto. Allora, qui cerchiamo un po' di sistemare, vari giocatori sono fuori forma, poi non si capisce bene perché Politano è giù e Lozano è su, addirittura mi dice che Lozano non gli piace in CLD, Eda gli piace, bene, allora mettiamo anche Insigne Esa, mettiamo Mertens perché Osimhen è fuori forma, perché Fabian Ruiz me lo mette che non gli piace, perché lo mette mediano, quindi lo metto in CC, bene, Lobotka va bene, Med, Di Lorenzo, Zuan Bebe, Gulam, Ospina, Mertens, Zilinski, a posto. Contropiede veloce, visto che c'è Mertens, e andiamo a giocare. Tipo Worldwide Clubs, poi facciamo il derby del sole Napoli-Roma. Va bene, comunque, ci può stare. Volevo prendere la Juve per Vlahovic, volevo prendere il Napoli perché appunto non lo prendo da mesi e mesi e mesi che non gioco con il Napoli. Volevo provare il Barcellona nuovo dopo i trasferimenti. Volevo provare il Bayern Monaco, che è da una vita che non lo prendo. Volevo l'Atletico Madrid perché l'altra volta è andata male, volevo un secondo tentativo. Avete scelto voi il Napoli, andiamo con il Napoli. Sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che complesso magnifico, è sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Nel frattempo la gara è iniziata. Non si è fatto pregare per arrivare su quella palla. Si libera la grande Insigne. Attenzione, Lorenzo Insigne tenta di un gol ed è subito spettacolo. Che gol! Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. E la partita inizia alla grande, subito gol. Calcio di punizione per il Napoli. Beh, qui gli è andata bene, poteva essere punito con il cartellino. Punizione difficile che cerchi la porta da questa posizione. Zaniolo, opportunità di ripartire, sceglie di andare per vie verticali. Ottimo dribbling, prova a darla profonda nello spazio. Occhio al cross e fa colpo di testa, beffa l'estremo difensore. Tutto da rifare, una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Si riparte di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se prova la conclusione aerea. Ma vieni. C'è il gol del Napoli. Chi è, Lozano? Una grande partita oggi. Un bel calcio d'angolo, un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Conducono con una rete in più degli avversari. Errore qui, pallone sprecato. Calcio di punizione per il Napoli. E
qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro, il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Spinazzola vede lo scatto e cerca la profondità. Splendido dribbling qui, gran giocata. Palla al centro. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Ci prova con un pallone profondo e passa. Martens. Ah, ha sbagliato la grande. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Proprio vero. Palla in avanti verso il compagno. Opta per il lancio lungo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. E poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Che errore, ragazzi. Che errore. Zaniolo. Pallone interessante in verticale. Bravo Di Lorenzo. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Se ne va. Ha spazio per cercare il gol. Entra e scivolata questo sull'avversario. E questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. No. Abraham. Abraham ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Vedi cosa vuol dire avere visione di gioco? Smarcamento con i tempi perfetti del compagno e palla che arriva con il contagiri. Lorenzo Pellegrini vede lo scatto e cerca la profondità. C'è il tiro. Linea, gol! Non finisce mai questa partita. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Prova con la palla lunga. Bel lancio in profondità. Riceve il passaggio. Meno male. Cerca il colpo sotto. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Ha caricato il tiro come meglio poteva. Non era facile. Ma quando una conclusione così va dentro, diventa un eurogol. Peccato. Mkhitaryan, di forza. Sceglie di andare per vie verticali. Da lì può segnare. No. Bella palla. Attenzione al tiro. E hanno sfiorato il gol. Ma che cavolo. Era un'occasione ghiotta. Non ha trovato rimpalli. La non ha funzionato uno. Non è andato bene uno. Usi Gulam. Vai Gulam, che ti faccio vedere solo io. Giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Mkhitaryan. Il quarto tempo indica 2 minuti di recupero. L'azione si stava facendo. Aia! Zaniolo commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. A sinistra con il passaggio. Intervento energico. Era fallo. Prova a darla profonda nello spazio. C'è spazio per calciare. Questo è il rigore. Per indica dischetto. Sarà calcio di rigore. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi. Sale la tensione. Tutto pronto dal dischetto. Vediamo se riesce a superare il portiere. Parata di lui Patricio. Ma che opportunità sprecata. Veramente. Che spreco. Potevano dare una svolta alla partita. Adesso sarà veramente più difficile. C'è problema. Sembrano molto sicuri, hanno già segnato in questo modo. Se ne occupa l'estremo difensore. Finito.
Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto bene. Ha giocato la sua partita, anche se una gara in cui le rispettive difese non sembrano in grado di trovare contromisure. 2-2, fin qui davvero emozionante questo primo tempo. Ci sono state tante occasioni da gol e tanto spettacolo. Simen purtroppo è giù, demme no. Va bene così, dai. Andiamo dentro Zambo. Sostituzione per il Napoli. Numero 68. Viene sostituito. Ed ecco che comincia il secondo tempo. Numero 99. Ci prova con un pallone profondo. Sceglie di andare per vie verticali. C'è occhio al tiro. E lo ma vieni. Non so cosa siano detti nell'intervallo. Ma vieni. Sono usciti dagli spogliatoi con il piglio giusto. Adesso vediamo di non farci rimontare per l'ennesima volta. Non poteva essere che sua. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. E passano in vantaggio. Maitland Niles sul pallone. Zaniolo. Pallone interessante, in verticale. E passa, può vedere la porta da lì. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco un'occasione di contropiede. Si libera la grande. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Bello. Prova a darla profonda nello spazio. Ottimo intervento. La mette in avanti. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Di Lorenzo. Sceglie di andare per vie verticali. Grande movimento nello spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. La frequenza di quest'oggi è di 71.550 spettatori. Ci prova con un pallone profondo. Cross in arrivo. C'è la palla lunga, in avanti. Zaniolo. Ottima progressione, palla al piede. Pallone interessante, in verticale. No. Guadagna metri. Ecco il tiro. Insacca le spalle. Incredibile questa partita. Che bello non seguire una partita mai. Così. Un colpo di scena dopo l'altro. Tre volte che mi faccio rimontare. Inutile l'intervento del portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Hanno ritrovato la parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Sergio Oliveira. Qui può partire il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Gioca una palla lunga, filtra la palla in profondità. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Lungo passaggio in avanti. Ci prova con un pallone profondo. Zielinski. Calcio di punizione. Ma un'ammonizione mai? Non finisce sul referto per il momento. Incredibile, non fa ammonizione quest'arbitro. Vabbè. Ci prende un momento per valutare le opzioni a sua disposizione. Maitland Niles cerca di sfruttare gli spazi laterali. Cerca la profondità. Anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Pallone interessante, in verticale. Prova a darla profonda, nello spazio. Lorenzo, parata di Rui Patricio.
hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Spinazzola, autore di una rete in questa partita. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Sceglie di andare per vie verticali. Pallone interessante, in verticale. Se ne va. Attenzione, può avanzare e tirare. Cerca il tiro. Pallone sulla traversa. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a darla profonda, nello spazio. Ottengono un tiro dalla bandierina. Colpisce in linea, portiere battuto. Tenta nuovamente. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. Che super partita. Deve solo tirare. Conclusione. Parata di Rui Patricio. Non ci credo. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo, o forse il colpo di fortuna decisivo. Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling. Può tentare la conclusione. Che grande parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Abraham ci prova con un pallone profondo, prova la verticalizzazione. Passaggio splendido, una chance, può concludere. E si va ai supplementari. E arriva anche il fischio finale. Si sono risposti colpo su colpo e nessuno ha dato ancora la zampata vincente. Sono curioso di vedere se cambierà qualcosa nei tempi supplementari. Signore e signori, parità dopo 90 minuti, si va ai supplementari. Adesso dovremo vedere soprattutto chi ha più energie residue. Immediatamente allontanato. E cambiamo la tattica, via laterali. Forza ragazzi. Oddio, quanto è stanco pure Zielinski. Vediamo. Eh no, ho già fatto tre cambi perché qui. Forza ragazzi. Sostituzione per il Napoli. Numero 11. E cominciano i tempi supplementari. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Il numero 33. Il numero 37. Vede lo scatto e cerca la profondità. Un inserimento perfetto, Fabio. La gioca all'indietro. E prova a tirare. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. È stato un intervento disperato, ma efficace. Ecco corner. Ospina dice di no. Prova a darla profonda nello spazio. Pallone fallo, nessun dubbio. L'ammonizione no, eh. Brutto l'intervento, adesso incredibile. La sanzione. Cartellino giallo per lui. Incredibile. Non ci posso credere. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Ci sarà probabilmente il rinvio del portiere, infatti sarà semplice rimessa da fondo. Ci prova con un pallone profondo. Veretout prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Non impensierisce la difesa. Errore qui, pallone sprecato. Cercano l'azione veloce. Calcio di punizione per il Napoli. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Era ora, i tempi supplementari. Adesso due giocatori ammoniti in questa gara. C'era quasi arrivato. Non c'era nessuno. Che sfortuna. Perché ha fatto sponda al centro come tattica. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa.
ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Smalling riconquista la palla. Sergio Oliveira, c'è l'opportunità per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali e passa. Il Napoli si la cava anche con un pizzico di fortuna. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Lorenzo Pellegrini e sbaglia completamente il suggerimento. Oh, non finisce. Ah, ecco. C'è il fischio dell'arbitro. Si chiude. Mamma mia, ragazzi. Dei supplementari. Che tensione. È stato un incontro davvero interessante. Ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Squadre di nuovo in campo, la partita è già ripresa. Tiro di Pellegrini. Cross verso il centro dell'area. Pensa al tiro e ci prova. Ha sprecato, per la verità, una grande opportunità. Quando la partita è così equilibrata, errori come questo pesano sul morale. Devono rimanere concentrati. Pallone interessante, in verticale. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Si avvicina alla porta. Può colpire. Sì, è entrata. Un vero gioiello. Difficile fare meglio. Ma tanto. Davvero troppo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. No. Va alla ricerca di un compagno davanti. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Petagna ci prova con un pallone profondo. Sulla fascia. È libero. Si libera alla grande. Ecco il tiro. E c'è il palo. No. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Veretout. Vigna intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Abraham. Attenzione, grande chance. Ha spazio per provare il tiro. Colpisce il pallone. È finita. Ci hanno provato. Mamma mia, ragazzi. Hanno sfiorato proprio nel finale il gol del pareggio, ma non ce l'hanno. Ma che partita. Adesso devo riposare un'oretta. Proprio all'ultimo, è stata dura, è stata durissima. Prendiamoci questi Cimini GP assolutamente guadagnati, un avversario tosto, tosto. Al prossimo video, ciao!